La parte 2 va a, diciamo, mettere a fuoco il diritto d'autore degli enti pubblici. Attenzione, perché la nostra lezione si intitola La proprietà intellettuale nella PA. Qua io vi sto parlando invece del diritto d'autore degli enti pubblici, delle PA. Cioè, quale diritto d'autore ha una pubblica amministrazione, un comune, che ne so, una ASL, un'università, un'università pubblica, un ateneo. L'abbiamo già visto. Uno è l'articolo 5. La legge sul diritto d'autore dice che le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Cioè, ci sta dicendo il legislatore che se si tratta di atti ufficiali dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, il diritto d'autore non esiste a priori. Cosa sono questi atti ufficiali? Insomma, in una facoltà che sia giurisprudenza, che sia scienze politiche, che sia economia, non mi sembra di doverlo spiegare, è necessario doverlo spiegare, però un atto ufficiale, ad esempio, è la delibera di un sindaco che per rischio neve chiude le scuole. Ok? Il giornalista, cioè il giornale che il giorno dopo vuole ripubblicare il testo di questa ordinanza, non deve chiedere il permesso. E cioè non deve telefonare all'ufficio comunale, chiedere, no, la può replicare tranquillamente perché è un atto ufficiale, quello viene re reso fruibile dal pubblico per tutti liberamente. Un altro caso per noi, per i giuristi, molto caro è quello delle sentenze dei giudici, sentenze dei tribunali e delle corti, soprattutto le massime corti. Cioè, i testi delle sentenze, se ci fate caso, la sentenza viene emessa e pronunciata in nome del popolo italiano. E quindi in quel momento il dottor Mario Rossi del Tribunale di Genova non è Mario Rossi come persona, ma sta rappresentando il popolo italiano e quindi sta parlando come corte, come tribunale, e anche se ha fatto un atto creativo a volte raffinato, perché scrivere una sentenza a volte richiede un'analisi intellettuale, diciamo anche una competenza nello scrivere, nell'esprimersi molto raffinata, anche se quindi ha fatto un testo letterario a tutti gli effetti, non ha nessun diritto d'autore su quel testo, perché è un atto ufficiale e quindi viene automaticamente, ricade automaticamente nel pubblico dominio, cade automaticamente nel pubblico dominio in virtù di questa legge. Però attenzione che, vedete, non si parla di dati. Cioè il nostro titolo, il riuso dei dati pubblici, qua è rimasto ancora un po' così, diciamo, non toccato. Atti ufficiali, non sappiamo se ricomprende, ci sono discussioni in ballo, ancora attive adesso, se si possa riprodurre anche ripercuotere anche sulle banche dati, no? Banche date pubbliche, una banca data pubblica può essere, non so, l'orario degli autobus, no? L'orario degli autobus è raccolto dalla regione o dalla provincia o dal comune, o dall'azienda municipalizzata dei trasporti, è una banca dati che viene esposta perché i cittadini devono sapere quando passano gli autobus per poterli prendere. Ok? È o non è un atto ufficiale? Punto di domanda. La brochure realizzata da un comune per promuovere il turismo locale con fotografie, con testi, non so, sulla storia locale, interviste agli albergatori, via dicendo, cose del genere. Quella brochure è un atto ufficiale? Ecco, sulla brochure vi posso dire per certo no. Ok, quindi tutto questo tipo di creazioni rimangono sotto il diritto d'autore, solo gli atti ufficiali. Va intesa, diciamo, in senso molto restrittivo questa norma. E infatti, come vedete, articolo 11 ci dice che in realtà alle amministrazioni dello Stato, alle province, ai comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati, bla bla bla. Però ecco, quello che ci interessa, dice, nonché anche all'Accademia, vedete, e agli altri enti pubblici culturali, quindi anche alle università, via dicendo. Quindi sembrano in contrasto le due norme. Da un lato ci ha detto che non c'è diritto d'autore sugli atti ufficiali dello Stato e della pubblica amministrazione, dall'altro ci dice che in realtà però c'è un diritto sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Eh sì, sembrano
solo apparentemente in contraddizione. Perché? Perché parlano di due cose diverse. Ok? La giurisprudenza e la dottrina giuridica hanno sempre indicato, hanno sempre spinto per un'interpretazione restrittiva dell'articolo 5. Quindi solo i testi degli atti ufficiali, quindi neanche gli atti ufficiali, i testi degli atti ufficiali sono in pubblico dominio. Ecco perché, no, c'era il dubbio secondo per cui le banche dati, le immagini sono o non sono. No, e qua dice i testi. L'esempio della sentenza è molto tranquillo, molto, molto, diciamo, privo di dubbi interpretativi. No? La sentenza è testo, punto. Ma ci sono degli atti ufficiali che per loro natura non sono testi. Pensate al piano regolatore di un comune, okay? Che è fatto di progetti, di immagini, di rendering. Quindi c'è una parte testuale, ma c'è anche una parte di grafica. E questa norma, per come è scritta, sembra non comprendere questa parte. Cioè, anche lì, questa norma, dovete pensare che è stata scritta nell'articolo 5, come anche l'articolo 11. Queste due norme sono state scritte nel 1941, quando il mondo era molto diverso, quando anche la percezione di questi problemi era diversa. Quindi il legislatore aveva all'epoca pensato di risolvere il problema con queste due norme molto, come vedete, sintetiche e laconiche. L'articolo 5 è molto breve, è fatto di guardate, no? Una manciata di parole. Eppure questo articolo 5 oggi sarebbe probabilmente, richiederebbe, diciamo, probabilmente una riscrittura e un chiarimento, dovrebbe essere ampliato per capire quando e come si può, insomma, farlo chiamarlo in causa per poter liberare tutta una serie di contenuti, di dati, di documenti che la pubblica amministrazione necessariamente produce. Vedremo cosa è stato fatto su questo articolo 5. Quando parliamo di dati, il copyright sui dati pubblici, ve l'avevo già anticipato prima, che insomma dovevamo dire due parole in più sui dati, perché in realtà io avete notato, vi ho sempre parlato di banche dati, non di dati. Anche se il titolo della nostra lezione è il riuso dei dati pubblici, però dal punto di vista del diritto della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, non si parla quasi mai di dati, si parla di banche dati, cioè non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche dati in cui i dati vengono raccolti, che anche lì sembra uguale, ma è molto diverso. Cioè, in altre parole, i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Questo diritto è un diritto un po' strano, si chiama non a caso diritto sui generis ed è un diritto che è stato creato da una direttiva del 96 della Comunità Economica Europea dell'epoca, Unione Europea, che ha pensato fosse necessario tutelare l'attività di realizzazione di banche dati, che è un'attività un po' diversa rispetto a quella creativa in senso classico. E quindi il diritto d'autore classico, cioè quello che si occupa delle opere letterarie, della musica, del teatro, che si basa appunto sul concetto di creatività, funzionava male per le banche dati, che non sono creative, perché le banche dati a volte, soprattutto queste di cui parliamo, cioè raccolte massive di dati, raccolte appunto, organizzati per criteri, diciamo, necessitati e non creativi, non hanno quella caratteristica tipica della creatività. Cioè, la distinguono più che altro la diciamo, completezza del dato. Cioè, la banca dati ha una vocazione più compilativa che creativa. Okay, realizzo la banca dati con, non so, tutte le cime delle Alpi organizzata dalla più bassa alla più alta, non è tanto un lavoro creativo di organizzazione, perché il criterio è un criterio che qualsiasi file Excel potrebbe fare, no? Metto i numeri dal più alto al più basso, dal più basso al più alto, capite? Quindi non c'è creatività, c'è più un'attività di impegno e quindi di rilevante investimento per raccogliere tutti i dati, fare le misurazioni, raccogliere tutti i dati e accorparli e tenere aggiornato poi questa banca dati. Ecco qua. E quindi è un copyright particolare. E se poi sono dati pubblici, come ho messo tra parentesi in questa slide, dobbiamo farci tutta una serie di domande che vanno a impattare, che vanno a incrociarsi con le cose che abbiamo detto prima, cioè,
se sono dati ufficiali, sono atti ufficiali, se queste banche dati vengono realizzate cioè in risposta ad un obbligo di legge, una missione istituzionale specifica di quella pubblica amministrazione, può esserci un copyright? Ha senso che ci sia un copyright o non ha senso? Perché quel dato viene creato appositamente per essere utilizzato dai cittadini. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre e che purtroppo non ha mai ancora avuto una risposta chiara. E lo vedremo un po' più avanti, però abbiamo trovato delle strategie, ci sono degli strumenti per rendere, per diciamo abilitare il riuso dei dati pubblici, anche se non ci sono chiare norme che tolgono diciamo di mezzo il copyright, che tolgono di mezzo il diritto d'autore sui dati pubblici.